L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. 3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severina Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severina Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Affrettatevi. 8144. Buonasera, benvenuti, buon giovedì, un nuovo 60 News, altro argomento da sviluppare questa sera assieme ad un ospite, come facciamo tutte le sere dal lunedì al sabato, e ci alterniamo, giornalisti, redazione giornalistica con i suoi giornalisti si alternano ogni pomeriggio e affrontano temi differenti. Questo è un tema che io ho affrontato centinaia di volte, ma vorrò, se avrò opportunità, farlo anche un milione di volte in futuro, perché è un tema a cui tengo particolarmente, anche per avervi partecipato fattivamente in prima persona a tante iniziative a sostegno dei pazienti, diciamo così, degli ospiti del centro di recupero neurologico di Locri. Sono 16 in atto e purtroppo, ma ne abbiamo parlato diffusamente, quindi sarete edotti sulla questione che li sta interessando in questo periodo. Loro sono stati sedotti intanto perché nell'ultimo periodo, prima del Covid, era un proliferare di iniziative a loro sostegno, con la vicinanza di tante associazioni, tante che sono nate anche in questi ultimi anni, quindi sedotti per questa ragione, poi abbandonati, ma per forza maggiore, perché poi col Covid non è stato più possibile attuare certe iniziative. Ed ecco, come dicevo, che anche dal punto di vista personale è impegnato vicino a loro in tante maniere e non è più possibile da 2 anni a questa parte. Torniamo sull'argomento perché ne abbiamo dibattuto parecchio sulla questione ultima che li ha riguardati, cioè la mancanza di servizi anche essenziali in quest'ultimo periodo, e pare che il problema proprio in queste ore sia stato risolto. Parliamo della necessità di avere un fisioterapista. Questi uomini, questi amici hanno bisogno di un fisioterapista, ed era un'attività che non era più in atto da diversi mesi, mi pare 6. Intanto ecco l'ospite Vito Crea dell'ADDA, quale miglior rappresentante, quale maggiore battagliero. Perché bisogna purtroppo, ecco qui, anche qui in premessa bisogna farlo, qui l'ordinario è straordinario, cioè quello che dobbiamo fisiologicamente aspettarci dal governo, dalle istituzioni, ce lo dobbiamo guadagnare, strappare con i denti. E vabbè, noi siamo qui e per fortuna, come dicevamo, c'è questa nuova sensibilità, sono state formate non solo l'ADDA, ma tantissime altre associazioni. Anzi, a questo proposito fatemi pure anticipare che tra poco avremo anche una raccolta di questi presidenti di associazione, che è in via del tutto esclusiva, poi magari diffonderemo anche al nostro giornale uno stralcio o qualcosa, ecco, daranno delle dichiarazioni, diranno qualcosa sulla situazione non soltanto che riguarda questi ospiti del centro neurologico di Locri, i presidenti di queste associazioni. Allora Vito, dicevamo appunto che dobbiamo strappare con i denti quello che dovrebbe essere, insomma, in tutta normalità, però ecco, lo facciamo noi quando abbiamo concordato questa intervista, Vito, eravamo qui proprio per dare con maggiore incisività questa forza, ecco così, d'assieme, queste energie d'assieme da profondere per ottenere questi fisioterapisti.
ed è già la seconda battaglia che si deve affrontare, perché la prima è stata anche insomma, una sorta di presa in giro, se vogliamo, perché praticamente siamo si è dovuto arrivare al momento di mandare la denuncia in prefettura, quindi nel momento in cui doveva intervenire il prefetto, poi la triade ha risolto parzialmente il problema. Adesso si è riproposto e dopo mesi dobbiamo ringraziare chi? Ti faccio parlare perché l'ho fatta lunga. Allora, buonasera a tutti, buonasera. Grazie Pino. Io vi ringrazio dell'opportunità che ogni volta ci date per portare a conoscenza le problematiche che vivono le fasce deboli. In via generale, io si può dire che sono ospite quasi fisso per denunciare le strutture che purtroppo vengono perpetrate ai danni delle persone fragili. Noi ci ritroviamo qui a parlare, fortunatamente la situazione è risolta, ma è un problema atavico che si trascina da anni in questa situazione. Cioè, bisogna fare un po', e ne abbiamo parlato spesso, questo centro neurologico di Locri potrebbe essere il fiore all'occhiello della sanità anche calabrese, perché è uno dei pochi centri gestito dalle strutture. Un grande segnale di quelle poche cose che in atto funzionano della sanità calabrese. Benissimo, cioè, questi ospiti che sono 16 sono persone innanzitutto prive della genitorialità, nel senso che non hanno nessuno, qualche parente e compagnia varia, vivono insieme da circa 30 anni, cioè con delle condizioni, questi sono disabili gravissimi, neurolesi, quindi quello che bisogna fare, impossibilità difficoltà motorie, benissimo. E allora quello che bisognerebbe fare è cercare di mantenere al massimo le funzioni che se no sono degenerative, no? Cioè, la funzione di base. Sì, quindi hanno bisogno di operatori sociosanitari, hanno bisogno, perché tanti sono immobilizzati, hanno bisogno di fisioterapisti, hanno bisogno di fare attività per quello che è nelle proprie possibilità, di avere un contatto con l'esterno, di essere insomma, diciamo, una parvenza di normalità. Vito, però noi stiamo parlando della cosa più importante, perché poi la cosa più importante è quella delle difficoltà motorie e del fisioterapista. È la cosa più importante. Sembra strano, ma si è trovata la scusa del Covid, no? Perché purtroppo si parla solo di Covid e tutti i servizi essenziali vengono lasciati da parte, no? Ma sti poveri cristi, sti ragazzi, sti giovani, è da 6 mesi che non hanno un fisioterapista. Questa seconda fase grave, sì. Perché non hanno un fisioterapista? Perché non è stato, non lo so di chi sia la colpa e compagnia, so solamente che c'era un protocollo d'intesa tra l'ospedale di Locri, il reparto di riabilitazione diretto magistralmente dal dottor Argiro, che aveva fatto questo protocollo in seguito a una denuncia che noi avevamo preannunciato alla Procura della Repubblica e la triade commissariale, come giustamente affermato. Questo è il primo caso, il primo caso, sono intervenuti. Clamoroso. Sono intervenuti e sembra che da 6 mesi queste persone non sono senza fisioterapia, un servizio in questo secondo caso, cioè in atto. Il caso è risolto perché, proprio in queste ore, signori, proprio in queste ore, perché c'è stato un intervento autorevole della senatrice Minasi. Minasi, nonché assessore regionale alle politiche sociali, che da notizie di stampa che ha visto questa nostra protesta ed è intervenuta direttamente, cioè, perché noi il coordinamento delle associazioni giorno 13 ha inviato una PEC al presidente Occhiuto
per portarlo a conoscenza di questo, ha interloquito con l'ASP Regina, eccetera, eccetera, e sembra che, che il problema sia stata questa mancanza di rinnovo di protocollo. Sì, ma suona strano, come suona anche strano, non ci sia suona un problema, anche venga monitorato, queste esigenze anche basilari non vengono curate. Io ieri sera... prendere così casualmente dal politico di turno. Che casualmente legge anche su Facebook, sera, grazie a Facebook. Io ieri sera ho fatto un post su Facebook, sulla mia pagina personale, dove praticamente dice sì, sono contento, ringrazio la senatrice Minassi e tutti quelli che si sono mossi, ma di grazia, in questi 6 mesi nessuno ha visto, nessuno ha sentito, nessuno si è preoccupato, nessuno ha monitorato, ecco. E compagnare. E facciamo il caso che non ci fosse stato, perché questa azione che viene fatta da anni, non dimentichiamo che questi ragazzi erano nell'oblio, non li conosceva nessuno, non conoscevano neanche il centro neurologico, questo è venuto fuori grazie alla manifestazione fatta per la sanità pubblica, dove praticamente da mesi non venivano neanche cambiate, venivano curate. No, io Vito non vedo l'ora di arrivare a quel capitolo che vorrei trattare dell'importanza della tua, delle vostre associazioni, perché questo insomma è un proliferare da 10 anni a questa parte, non da un secolo a questa parte. Discorso... E io non vorrei ricordare, perché mi rattristerei tantissimo, i primi anni, ecco, d'assieme di questi ospiti. Io non riesco a immaginare in che condizioni hanno vissuto. Appunto. Eravamo riusciti prima di questa pandemia a creare quella sinergia, quelle cose. Infatti parlavamo poco fa che c'era un proliferare di iniziative di sti ragazzi, di farli uscire con, voi considerate che c'era un pulmino inagibile. L'ex triade commissariale aveva detto lo compriamo e compagnia varia, ancora si sta aspettando. Vabbè, ma non c'è stato problema per trasportarli quando si è voluto. Perfetto. Io sono stato insomma assieme a quelli dell'Unità Alzi, abbiamo fatto un'iniziativa, una su tante, voglio ricordare, campo estivo, dove loro erano protagonisti, noi eravamo protagonisti, ognuno di noi faceva qualcosa per animare. Cioè, il discorso è che il campo della disabilità purtroppo colpisce solamente chi la vive, le famiglie, diciamolo chiaro. E voi considerate, se queste persone che noi parliamo, che sono privi di familiari, se non ci fosse stata l'opera meritoria di Vincenzo che ci ha raggruppato in questo, di Vito, di altre persone che adesso sentiremo, che ognuno per la propria parte ha fatto. Io purtroppo in questo coordinamento ho la funzione di essere colui che, cioè, non, io come associazione sono portato a rivendicare il diritto, compagnia varia, perché un diritto non è un favore, ne abbiamo parlato 100 volte, bisogna entrare nella programmazione, quindi tante, perché la disabilità è un mondo, purtroppo è un mondo a parte che viene, diciamo tra virgolette, usato nei momenti che vogliamo fare i buoni, Natale, io eccetera. Rischio però, scusami Vito, di bruciare i tempi, perché voglio andare subito a quegli argomenti a cui tengo tantissimo, perché adesso insomma lo stai già in parte sviluppando. No, questa pinta, ecco, sta cambiando qualcosa però anche nei nostri insomma luoghi, nei nostri territori, che sembrano emarginati, che sembrano molto periferici, che sembrano molto insomma di serie B, di serie C, di altra categoria. Sta cambiando qualcosa, ma anche l'assessorato stesso alle politiche sociali era come una sorta di assessorato di serie B, tra virgolette, e purtroppo esistevano le
così nell'immaginario collettivo c'erano categorie anche di assessorati. Bravissimo. Adesso sta diventando, insomma. Sì, anche perché nel... così come l'assessorato all'ambiente per i Serie B, adesso di Serie A. Certo, anche perché le risorse sono immense che e purtroppo spesso e volentieri sono mal gestiti perché non si ha la competenza. Conoscenza del bisogno e quindi si gestiscono in maniera anche in maniera... di questo potremmo parlare, Vito, certo, un altro aspetto importante perché no, di io soldi... volevo ritornare solo un attimo, sì, solo abbiamo un attimo. Già preso 7-8 argomenti in un sol colpo. Fai tu, Vito. Volevo tornare un attimo sul discorso del centro neurolesi, certo. Nel ringraziare, sperando che questo provvedimento tampone nelle more di che sia foriero per garantire e dare tutti i servizi essenziali che questi ragazzi hanno bisogno. Cioè questo è un punto di partenza, dici, certo, no? Noi ringraziamo la senatrice Minasi che si è fatta in quattro in questi cose, però come dicevo prima, io sono triste, sono contento del fatto che si sia risolta cosa, però sono triste perché per delle cose essenziali bisogna arrivare in televisione. E io ho aperto la trasmissione proprio così, dicendo queste cose. Quello che è la normalità, la base insomma guadagnata con enormi sacrifici. Cioè, io mi volevo riallacciare anche al discorso che facevi prima sul discorso della titolarità dei servizi sociali. Sì. Noi purtroppo in Calabria ancora siamo fermi e non trova la piena applicazione della regina delle madri del comparto sociale, che è la legge quadro, la 328 del 2000, i decreti attuativi, il piano sociale regionale eccetera, sono stati deliberati a dicembre del 2021, a distanza di 20 anni, cioè questo è vergognoso, e nonostante questo è stato grazie al lavoro, alla costanza, alle denunce fatte dai genitori, dalle associazioni e compagnie varie, perché vedete, le disabilità sono una marea, ma le più brutte, almeno perché li vivo, sono quelli che non si vedono. Cioè, perché nell'immaginario collettivo già non garantiamo, parliamo per esempio di un posto per disabili, già le barriere architettoniche, e parliamo di una disabilità motoria, ma quando c'è la disabilità che non si vede, l'invisibilità, cioè mi vuoi dire che ci sono tante famiglie che insomma non manifestano questo disagio, allora, io per esempio, e che non sono monitorate, perfetto, censite, allora, bravissimo, allora io per esempio le faccio un esempio, io purtroppo, perché io non dico, io Gesù mi ha dato la grazia che mi ha dato una figlia autistica, ci siamo? Sì. Cioè, l'ho avuta, l'accetto, e l'accetto come una croce da portare, però cercando di sviluppare, io sono realista, sempre con dignità, sempre con dignità, e di dare dignità e correttezza a mia figlia e a tutte le persone disabili. Io rare volte, tu lo sai, rare volte parlo delle problematiche mie personali che non ho mai fatto, io faccio un discorso a livello generale e quindi un discorso per tutti, quindi quando, riallacciandomi al discorso che parlavi del contesto degli assessorati sociali, eccetera, guardate, purtroppo c'è molta ignoranza, purtroppo ci sono svariati centinaia, migliaia di euro che vengono sperperati perché non... Io faccio un esempio, io ho fatto una... Poi voglio dire una cosa a questo posto, Vito, concludi quando vuoi. No, io per esempio ho fatto una battaglia che, dove ho denunciato, ho denunciato la perdita di ingente somme per i campi estivi del 2020 del comune di Bovalino, persi 31.000 euro, persi, e 28.000 euro del 2021 che ancora oggi non sappiamo come sono state spese perché non c'è una rendicontazione,
perché sono state affidate direttamente alle parrocchie, no? Cioè, quindi con Dio non mi voglia, io dico sempre libera Chiesa e libero Stato, giusto? Sì. Allora io penso che già dei sicuramente sono stati spesi bene, però non dobbiamo perdere di vista il vero obiettivo. Fino all'ultimo, fino a 5-6 giorni fa, non mi risultano che ne sono state neanche rendicontate. E dovevano essere rendicontate al 31 dicembre. Io vivo a Bovalino, siccome c'erano dei campi estivi programmati, campi estivi, attenzione, sì, Pino, sì, sì, programmati a dicembre, quindi non so perché, per scelta politica, no? Perché sembrerebbe che sia di moda dire scelta politica. La scelta politica si fa in base alle esigenze e cose, ed è naturale che se i centri estivi tutti i comuni del circondario l'hanno fatto a luglio, agosto, io non vedo perché bisogna farli a dicembre ed affidarli direttamente alle parrocchie. Affidandoli direttamente alle parrocchie queste somme, sì, tu escludi in automatico, evangelici, musulmani, extracomunitari e compagnia. Ma la cosa più grave è che sono dei fondi rivolti per il contrasto, cioè per far risocializzare i ragazzi dopo, perché noi venivamo dalla chiusura delle scuole, eccetera, eccetera, quindi era naturale che venivano fatte. E queste somme dovevano essere spese sul territorio per dare servizi, per dare i voucher, come sono state fatte a Locri, come sono state fatte a Siderno, come sono state, cioè, quindi già una gestione un poco allegra. Poi, per non parlare della programmazione dei piani di zona, dei servizi essenziali che servono, ma se alla base, se io a qualsiasi assessore di qualsiasi comune della zona, sì, io gli direi: amico mio, ma tu hai un censimento delle disabilità, tu hai un censimento… Sì, no, lo dicevo 2 minuti fa. Appunto, quindi tu come fai a programmare le risorse che ti arrivano quando non sai come impiegarle, quindi ti allacci… Allora, c'è un difetto in partenza, però è vero che le cose stanno radicalmente cambiando. Sì. Ecco, un altro aspetto, no, che sta appunto a indicare questo cambiamento è che adesso c'è questa tendenza a nominare dei consulenti, no? Dei garanti, cosa che insomma non stavano né in cielo né in terra, certo, fino a qualche tempo fa. Anzi, l'assessore alle politiche sociali non era manco una persona laureata, competente, certo, del ramo, il settore, quali e quanti laurei ci sono, ecco, sotto questi aspetti. Però, eccetera, occhio, eccetera. Pino, il garante che noi ci siamo fatti promotori, ricorderai bene. Dal tuo osservatorio stanno funzionando questi garanti? I garanti funzionano? O allora, è soltanto una cosa di facciata? Per quanto riguarda il comune di cui provengo, il garante dei disabili si è dimesso. Si è dimesso per... Ma io vorrei parlare del complesso. Complesso. Per esempio, negli altri comuni dove ci sono, tipo Gioia Tauro, tipo... Altrimenti poi facciamo un verso, sì, diretto, e poi funziona, scateniamo una polemica. Funzionano se il garante è garante. Cioè, il garante è quella persona che è dalla parte delle stanze, è da monito, è da pungolo, vigilante, non è che può sostituirsi o è l'assessore esterno. Dice fai tu, che tanto insomma, c'è competenza, c'è la laurea. Benissimo, anche perché noi... Ci stiamo battendo per l'istituzione anche del garante regionale sulla disabilità, sì, che possa essere una persona con titoli esterna che porti avanti, tipo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza che ha fatto Antonio Marziale. Sarà investita certamente la Minasi di queste cose. È giusto, ecco. E questo penso che sono delle proposte che stanno venendo fuori, certo. Girando il nastro indietro, parlare di questo 5-6 anni fa era utopia. Stiamo cambiando le cose. Adesso mettiamo un po' le cose in ordine. Ecco, si tratta di mettere le cose in ordine. Grazie a trasmissioni come queste, grazie alla libera stampa, grazie a chi ci dà voce, perché praticamente un'associazione, qual è il compito dell'associazione? Sì. Il compito dell'associazione è dare voce a chi voce non ha.
cioè portare avanti le istanze, delle cose, l'associazionismo, vabbè. C'è lo anche... facciamo adesso, già che sei in argomenti, Vito, cioè che cosa si è scatenato 10 anni fa? Tutto partì da tutto... padri di famiglia bravissimo, tipo Vito Crea, mamme di famiglia tipo Pomma 3, Simona Coluccio. Da... facciamo un piccolo con storia per far capire, dare intanto offrire il quadro della situazione e però, vedere un po' come si stanno sviluppando certo, queste associazioni. Però partendo dalle, dai padri e dalle mamme di famiglia, questi padri e queste madri di famiglia non hanno visto solamente, come si suol dire, l'orticello la propria famiglia, certo, si sono allargati e hanno cercato, io per esempio ho una figlia di 19 anni, non è che mia figlia non va a scuola, quindi non avrebbe senso che se io ragionassi come la maggior parte di andare a parlare di inclusione scolastica, di essere nel tavolo regionale sulla, sull'inclusione scolastica, di fare ricorsi per l'assistenza educativa, di fare questo, cioè, mi guarderei gli affari miei che sono tanti, che sono tanti, quindi grazie alle associazioni, grazie alle persone come te, come Vincenzo, come Maria Teresa, che ci hanno dato voce, adesso la disabilità, diciamo, sta prendendo, e parte, anche se c'è tanto, ma tanto è da fare, anche perché sia a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. 5 anni fa era, o 10 anni fa era una cosa dell'altro mondo avere un ministro per la disabilità. Adesso abbiamo un ministro per la disabilità che si occupa. Tu parli di governo centrale, ma io insisto sulla periferia. Cioè, io mi ricordo che, io non vorrei fare nomi adesso, ma avevate difficoltà a relazionarvi con le amministrazioni. Sì. Cioè, eravate seccanti. Ecco, quando dovevate dire qualcosa. Venivamo visti e ancora veniamo visti, no? E qui forse per la prima volta mi do dell'importanza all'informazione, sì, perché l'informazione poi è stata basilare. Dopo tante trasmissioni, bravissimo, informazioni, servizi, bravissimo, quando c'è stato il pungolo agli assessori, certo, ai sindaci, e poi hanno cominciato a prestare ascolto ai Vito, ai Simona, eccetera, eccetera. Certo. Vogliamo certo fare un po' di cronistoria? Cosa vuoi sia più opportuno fare a questo tratto di trasmissione? Dato che 60 News è bello per quello, no? C'è tutto il tempo per parlare di ogni cosa, sì, e magari sì, tante volte ci andiamo subito al dunque e magari non ci soffermiamo sulla vita vissuta o che si sta vivendo di tante associazioni, quali iniziative, anche perché veniamo da 2 anni di torpore, come definirlo, certo, come apostrofarlo. Ma voi considerate, no? Voi considerate. Covid e disabilità, Vito. E allora, il Covid e la disabilità, noi, anche ricollegandomi a quello che dicevi prima, la garante del Comune di Bovalino, che ricopriva anche il ruolo di coordinatrice regionale dei garanti, in tempi non sospetti aveva messo all'attenzione ed potevamo essere la prima regione d'Italia a prevedere un protocollo di intervento per quanto riguarda i ragazzi disabili, maggiormente autistici, che incontravano il Covid. Tu lo ricordi che ne abbiamo parlato anche nella nostra nella trasmissione, e su questo ci abbiamo in maniera ristretta, l'abbiamo fatto con il supporto del dottore Misiti, noi abbiamo fatto al centro vaccinale di Siderno una cosa meravigliosa che è stata la giornata delle vaccinazioni per quanto riguarda i soggetti autistici, altre categorie, erano delle cose, perché e da lì sono uscite cose un po' molto torbide, molto triste, Pino. Cioè, io in quel frangente, proprio perché non c'è la contezza, non c'è il censimento, io ho conosciuto persone autistiche di 40 anni che erano da 15 anni che non uscivano di casa. Cioè, questa è una cosa grave, cioè, voi considerate che, scusate che parlo di autismo perché è quello che
anche perché ricopro dei ruoli a livello regionale, sia come associazione ANGS, sono presidente regionale, quindi vivo determinate situazioni e poi daremo anche delle belle notizie proprio di queste ore per quanto riguarda l'autismo. L'autismo, la particolarità di questa trasmissione è che lo facciamo anche col sorriso questa volta sulle labbra, sì, perché in questi giorni sono stati ottenuti dei successi insomma importanti, frutto del lavoro che è stato svolto anche in tempi di Covid. Certo, stavamo parlando del Covid a Siderno. Siderno noi siamo riusciti in un qualcosa di eccezionale. Cioè, siamo riusciti con solamente perché il progetto nostro era altro, no? Il progetto nostro era altro perché le preoccupazioni, specialmente quando non c'erano i vaccini, erano se un ragazzo autistico, una ragazza autistica prende il Covid è morta. Cioè, quindi delle cose, voi considerate che all'epoca si parlava che non potevano stare neanche ai caregiver. Voi pensate a un ragazzo autistico sedato o che se andava a finire nella camera respiratoria, come stava, per forza lo dovevate sedare. Certo, e per quanto lo potevate sedare? Lo potevate sedare per 60-72 ore, ma se lo dovevate tenere 10-15 giorni, moriva perché... Certo. Il fisico non è questo, era la nostra grossa preoccupazione. Certo. Abbiamo investito all'epoca, abbiamo fatto delle trasmissioni anche sulle uscite per gli autistici, per le persone. Cioè, questo determina un occhio di riguardo, un'attenzione un po' particolare. Cioè, anche perché poco fa dicevo. Sì. Ho conosciuto dei ragazzi, delle persone a 40 anni, autistici, che per 15 anni non sono usciti di casa. Queste qui sono persone praticamente invisibili, no? Ma queste è la normalità. Io ti faccio, perché non so se ridere o piangere obiettivamente. Se io sono una persona autistica, l'autismo è una condizione. L'autismo nasce, cresce e muore con te. Eppure tu sai che fino a 18 anni sei considerato autistico, superati i 18 anni finisci nella branca generale della psichiatria e non hai neanche la diagnosi. Guarda, io ho dei documenti dove praticamente mi si dice, perché praticamente questi ragazzi, queste persone che crescono, devono essere presi in carico dai servizi del territorio. Certo. Quindi fino a 18 anni dalla neuropsichiatria, da 18 anni in su dalla psichiatria. Certo. Allora, psichiatria e neuropsichiatria non si parlano, non si fanno i contagi. Arrivato a 18 anni una ragazza autistico è capace che trova un medico che ti fa una diagnosi di schizofrenia, e ritardo mentale, eccetera, eccetera, quindi ti perde la diagnosi. Fino a 18 anni tu fai delle attività, dopo 18 anni non le puoi fare perché ti fanno l'attestato che non hanno il personale idoneo ad erogare i servizi che stabiliti dalle linee guida, eccetera eccetera, no? Quindi è qualcosa che io rido, ma c'è da piangere. Certo. Queste sono storiche brutte notizie, ma veniamo alle attuali belle notizie. Alle attuali belle notizie. Dai, sono anche quelle. Allora, l'attuale che io mi auguro, rallegriamoci un attimo. Io mi auguro che se c'è qualche funzionario dell'ASP di Reggio Calabria che ci ascolta, mi auguro che faccia tesoro di quello che è stato fatto all'ASP di Vibo Valentia. L'ASP di Vibo Valentia eroga presso, voi sapete quante strutture inattive che abbiamo di proprietà dell'ASP, eccetera, decine. A Nicotera, grazie alla costanza, all'impegno della vicepresidente regionale dell'ANGS, dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, c'è un progetto, un centro diurno per ragazzi autistici dove vengono fatte erogate prestazioni ABA a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e questo avviene con 220.000 euro l'anno. Ok? Sì. Proprio
Ieri è stata pubblicata la delibera da parte dell'ASP di Vibo Valentia, dove c'è un protocollo d'intesa con questa associazione, dove questa associazione, che rappresenta le famiglie dei soggetti autistici, vigila, controlla, lavora e dà manforte a questo servizio, ed è una cosa bellissima. Voi lo sapete solamente di prestazioni che l'ASP è costretta a rimborsare, che l'ASP di Reggio Calabria paga quasi 1 milione di euro l'anno. E allora 220.000 euro che dà prestazioni per 40 famiglie, sì, sviluppate nell'area calabrese, sarebbero 5 centri specializzati per autismo, e quindi non è una barzelletta. Noi di questo facciamo un appello e diciamo che mettiamo a disposizione la nostra esperienza, la nostra conoscenza. Ma l'enorme patrimonio, anche immobiliare dell'ASP, in ogni comune c'è qualcosa. Bravissimo. Per esempio, io poco fa, prima di collegarci, sì, ho visto una diretta su Facebook dove il ministro per la disabilità parlava che entro marzo arriveranno 27 milioni di euro per l'autismo in tutti i comuni, le province e le regioni d'Italia. Sì. E allora, queste risorse vogliamo spenderli e spenderli nel bene, nella giusta misura. Come spenderli? No? Io, per esempio, altra bella notizia che potremmo dare, bella tra virgolette, no? Sempre riguardante l'autismo, è che per la prima volta, grazie alle pressioni che vengono fatte, sai che noi siamo con il sorriso sulle labbra, lo ripetiamo per l'ennesima volta, Vito, perché sono cose, certo, che insomma, certo, dovrebbero essere vissute, sì, in ma tutta inutile, normalità. È inutile che se uno si mette a cioè fare arrivano dei fondi e vanno spesi per quella cosa. Noi ci sorprendiamo se quei fondi vengono spesi per quella cosa. Bravo. Perché siamo stati abituati, bravo, sin qui, insomma, sin ad oggi, ad avere spariti questi soldi. Ma oltretutto o spesi per altre cose. O ad avere un diritto spacciato per favore. Anche cioè, questo, questa, cioè, questa anche è la cosa che a me fa una rabbia pazzesca, no? Una rabbia pazzesca. Se per esempio a me per l'inclusione scolastica la commissione medica multidisciplinare mi stabilisce 12 ore settimanali per un ragazzo con articolo 3,3, ma tu, ente di prossimità, mi vuoi dare quello che gli specialisti, e non te ne può uscire fuori che praticamente non hai i fondi, non hai le somme, fai meno balletti, meno feste in piazza, meno cose. Io per esempio, tanto per fare un esempio, Pino, sì, ci vuole tutto, no? L'atmosfera, ci vuole l'atmosfera del Natale, ma fate un po' il le conto, giuste misure però. Fate un conto, sì, quanti centinaia di mila euro sono stati spesi per luminari, per alberelle, per casa di Babbo Natale, cioè, ci vogliono pure. Anche fino all'altro giorno in tempi di Covid, pazzesco. Bravissimo, dopo costretto a chiuderli, sì, eccetera, eccetera, perché si cerca, cioè, come dicevano gli antichi romani, panem e circens, cioè apparire, mangiare e basta, come diceva il maestà, ha bisogno di mangiare, dagli una brioche, eccetera, eccetera. Abbiamo capito. Vito, adesso invece dobbiamo stringere, perché il tempo stringe, e dato che abbiamo questo servizio con testimonianze importanti, io vorrei che tu preparassi queste dichiarazioni dei nostri presidenti, parlando appunto di questa storia recente, questo proliferare di associazioni. Ecco, ma c'è anche una vita d'assieme? Sicuramente sì. E quale sinergia esiste tra di voi? Allora, le sinergie esistono tra associazioni sia settoriali e sia… Perché questo dipende da voi, né dal politico, né dal garante, né dall'amministrazione. Perfetto. Ma la prova provata è Vincenzo Logozzo. Vincenzo, sì, Logozzo è presidente della consulta delle associazioni di Gioiosa Ionica. La Gioiosa Ionica è un proliferare di iniziative, di impegno, di cose, e le associazioni collaborano tutte per uno. Noi come gruppo Pro Disabili del Centro ci siamo ritrovati
pian piano abbiamo iniziato l'unità Alzi, la prima è stata l'unità Alzi, sì, poi l'Adda, poi la Comma 3, poi l'Auser, poi la Croce Verde, poi piano piano questo si richiede, ognuno nelle proprie possibilità, certo, nelle proprie competenze, nella propria disponibilità. Cioè, certo. Io come associazione, ti dicevo prima, non è nella mia indole tanto per dirti fare le zeppole e portarle al centro neurologico, no? Che è una cosa ottima, però non rientra nella mia indole. Cioè, a me io vado a richiedere diritti, io sono per il servizio, il volontariato non può sostituirsi allo Stato. Io sono statalista, io sono per il servizio pubblico, i servizi che mi toccano me li deve dare il pubblico, perché ci stanno i fondi, ci stanno tutto. Poi il volontariato fa un qualcosa in più, ma non è che il volontariato si può sostituire alle mancanze del pubblico. Adesso ci saranno le interviste dei colleghi che da anni portano avanti in varie iniziative con queste ragazze. Mi hai risparmiato il fiato anche nell'annunciarle, lo hai già fatto. Grazie. Sentiamoli. Il centro di recupero neurologico di Locri è da sempre per noi di Unità Alzi oggetto di particolari attenzioni, ma non solo perché fa parte del nostro territorio operativo, ma perché lo consideriamo, abbiamo sempre considerato e penso lo sia, un emblema, il simbolo della disabilità, che non necessariamente deve essere motoria, ma anche quella mentale e quindi appunto neurologica. Ora noi vediamo questi nostri ospiti come degli amici speciali, li coinvolgiamo quando possiamo nelle nostre attività, perché li tiriamo fuori dal loro habitat, perché abitano e stanno in una sorta di bolla in cui in questo periodo pandemico mai come adesso è diventata quasi impenetrabile. Anche quest'anno purtroppo non abbiamo nemmeno potuto fargli godere di quello che è la loro settimana di gioia, che è quella del campo estivo, perché purtroppo per il problema pandemico, trattasi di soggetti fragili, non possiamo garantirgli quelle distanze e tutte quelle accortezze che loro devono avere. E per cui li abbiamo osservati un po' come da lontano. Però questo non significa che non ci informiamo sul loro stato di salute, su come vivono in questo mondo a sé stante. Il problema in realtà dei servizi in questa loro struttura bella, idonea, attrezzata, ma facente parte di un presidio ospedaliero un po', diciamo, distaccato, è un annoso problema che con i suoi alti e bassi si risolvono e poi si ripresentano, e noi sempre come osservatori dobbiamo alzare un pochettino la voce perché si smuovano le acque. Poi abbiamo anche sempre dei riscontri fortunatamente positivi con i tempi che necessitano, perché basta trovare i canali giusti e le cose si possono anche risolvere in maniera tranquilla, però se non ci fossero le associazioni come la consulta delle associazioni dove noi facciamo parte, che ci occupiamo, voglio dire, quindi pro disabili, alla fine nessuno magari si accorgerebbe di questo, passerebbe anche come una cosa quasi normale. Ora, in questo contesto abbiamo sollevato spesso il problema della carenza di personale che dovrebbe essere garantito e che a sensi unici alternati spesso viene a mancare, ma poi in realtà fortunatamente ci si mette la classica pezza. Ora è la volta della fisioterapia, di cui ne abbiamo anche, siamo venuti a conoscenza quasi casualmente, però grazie all'intervento della consulta, di tutte le associazioni che comunque hanno attivato i giusti canali e quelli soliti tra l'altro, pare che la cosa sia stata risolta almeno per il momento. Speriamo che la cosa diventi definitiva, loro ne hanno il diritto, noi ne siamo veramente più che felici, ma speriamo anche che non sia l'ennesima pezza che poi possa essere anche difettosa o comunque peggio del buco. Ci terremo sempre informati e seguiremo con attenzione la situazione. Questo gruppo di ragazzi io li conosco da 30 anni,
Sì, sicuramente sì, perché io impegnata sempre nel sociale, diciamo che è stata una mia scelta di vita. Tanti anni che comunque, voglio dire, abbiamo questo rapporto bello intenso con questi ragazzi che prima erano ad Ellera, poi a Caulonia e ora sono a Locri. Prima dell'emergenza Covid, di tanto in tanto riuscivamo ad andare a fare una passeggiata e a fargli un po' di compagnia. Io ritengo che questa struttura sia una bella struttura, però che secondo me va potenziata, perché è vero che questi ragazzi, grazie a Dio, oggi siamo riusciti ad ottenere le terapie necessarie per le loro condizioni fisiche, che sono precarie, perché parliamo di disabilità gravissime. Però io ritengo, sia come genitore, come mamma e sia come presidente dell'associazione con Matre, che questa struttura andrebbe rivista sotto tanti profili. Il primo, che secondo me andrebbero attivati dei laboratori, quindi che comunque per far girare dei volontari, delle persone, creare delle situazioni di confrontarsi, no, con il mondo esterno, perché comunque potenzialmente la struttura può fare tanto. Quindi invito le istituzioni a preposte, voglio dire, no, a pensare a un progetto che potrebbe anche, voglio dire, investire noi in maniera volontaria, no, le associazioni del territorio, e creare veramente dei laboratori, delle attività ricreative per questi ragazzi. Oggi siamo orgogliosi e felici che tempestivamente il problema sia stato, voglio dire, risolto, e speriamo che possa andare sempre meglio. Devo dire che questo gruppo che noi abbiamo creato, di diverse associazioni del territorio che lottano per i diritti non solo dei ragazzi di Locri, ma di tutti i ragazzi, penso che sia importante, perché riusciamo a interloquire direttamente con l'istituzione e arrivare a soluzioni in maniera molto celere. Un ringraziamento speciale lo voglio fare a Maurizio Vigliari, che veramente in tutti questi anni ha creato momenti di svago e di socializzazione per questi ragazzi. Grazie a Maurizio a nome mio personale. Alcuni anni fa abbiamo incontrato i neurolesi previa segnalazione. Per l'esattezza, la segnalazione è stata fatta dal presidente dell'associazione ADDA. L'incontro è stato eccezionale, ha esaltato tutti quanti, particolarmente i volontari dell'Auser, i quali si sono attrezzati per il secondo incontro, si sono organizzati per fare la toilette alle neurolese donne, e poi sono stati trattenuti con canti, balli e suoni. Abbiamo ripetuto gli incontri due volte al mese, e poi purtroppo è arrivato il Covid. È arrivato il Covid e noi siamo stati impegnati, non siamo andati per onde evitare i contagi, anzi ci siamo andati di un po' di meno, e abbiamo incontrato e visto i neurolesi attraverso i vetri delle finestre. Abbiamo portato i soliti doni fatti di cibi, i cotti con il sistema, il metodo tradizionale contadino. E dicevo, è arrivato il Covid, noi abbiamo diradato queste visite e siamo stati impegnati qui in loco nel paese con il trasporto sociale e l'assistenza di viveri, visto che abbiamo un banco alimentare alle famiglie bisognose. Contenti e soddisfatti dell'esito della vertenza che c'è stata e si è risolta bene, speriamo che si riprenda e che noi si possa riprendere nella nostra attività di incontri bimestrali, bimestrali, per portare anche una parola di conforto a questa gente che soffre. Abbiamo sentito Pino, nell'ordine, Simona, Paolo, ma sono soltanto alcuni, per fortuna di tanti che sono in primissima linea. Ora abbiamo, mi dicono, pochissimo tempo prima della sigla finale. Ci sarebbero mille e mille argomenti, però per me il più importante è quello lì, Vito. Vorrei che lo sviluppassimo in un paio di minuti massimo, perché è fondamentale adesso il PNRR.
c'è un mare di denaro da spendere e programmare. Però attenzione, qual è il passaggio storico che stiamo vivendo, che vivrete, nel senso che adesso sarete anche protagonisti saranno, voi siete sempre anche stati spettatori, certo, dell'associazione, no? Terzo settore, no? Arrivano questi soldi, sentiamo il profumo, li vediamo, eccetera, eccetera. Adesso li possiamo curare e consegnare anche noi, anche perché ci sono delle misure. Come svolgerete questo ruolo? Allora, questo ruolo noi lo svolgeremo sia di vigilanza sia di partecipazione, perché attiva, l'associazione, certo, l'associazione non deve essere solamente protesta, ma deve essere pure proposta dove ci viene data l'opportunità, collaborazione, certo, ampia. Poco fa parlavo del centro autismo di Nicotera, quello lì è nato grazie all'ampia collaborazione di un'associazione di soggetti autistici rappresentante sul territorio. Io allora il terzo settore è fondamentale, sia come proposte, anche perché ci sono delle misure ben delineate, sì, ben delineate, che sono la misura 1 e la misura 5 del PNRR, cioè sono previste infatti è una programmazione che viene fatta a livello di ambiti territoriali, infatti gli ambiti territoriali di Locri e di Caoloni, penso di Locri lo posso garantire perché sono stato invitato come di Caoloni, penso anche a livello regionale c'è il forum del terzo settore che sta dialogando, che sta lavorando, speriamo che non facciano con un sorriso sulle labbra i soldi della cassa per il mezzogiorno. Vabbè, ma stavolta c'è grande visibilità, attenzione. Perfetto. Anche perché i modi sono tante ristrettezze, la rete ti mette in condizione di valutare, di monitorare compagnie varie. Io per esempio vedo che funziona anche a livello ministeriale, no? Per esempio tu ottieni un contributo, cioè piuttosto che li devi per forza spendere bene, certo, però li devi spendere, attenzione, perché questo sarebbe di non spenderli, bravissimo, perché magari hai i progetti ma non li spendi, bravissimo, per mille ragioni, sotto questo aspetto. Noi questo è l'augurio che ci facciamo affinché questa marea di fondi che verrà elaborata, che verrà investita nei territori, dia quella svolta sia a livello sociale, sia a livello sanitario, sia a livello di trasporti, sia a livello di istruzione. E i tempi non saranno lunghi? I tempi non saranno appunto lunghi. Quindi siamo in un momento storico. Abbiamo la fortuna che l'Europa, dopo tanti tagli, tante ristrettezze, allargate i cordoni della borsa, io mi auguro che vengano spesi, come il reddito di cittadinanza che pagheranno le future generazioni, ma che vengano spesi che dia occupazione, sviluppo, sostegno e servizi al territorio e sollievo soprattutto ai nostri cari amici che ne hanno tanto bisogno. A proposito di amici, vogliamo salutare, abbiamo parlato di loro, ma salutiamo, un contatto diretto lo vogliamo, come possiamo fare per avvicinarci a loro, ai nostri 16 amici di Locri? In modo particolare tutti mi mandiamo un bacione. Anche perché loro hanno il televisore. Hanno il televisore. Sappiamo che spesso è sintonizzato su Hanno il televisore. Sì. Hanno i tablet, sono su Instagram, sono su Facebook. Infatti, che spesso sono sintonizzati su Telemia. Io infatti vedo sempre. Salutiamo Cinzia e tutti gli Cinzia, la capitana e tutti gli ospiti del centro Neurolesi. Noi siamo. Fate bravi, ragazzi. Noi siamo sempre al vostro fianco, noi cerchiamo di farlo, al vostro fianco, di quello che possiamo, vi portiamo sempre nel cuore, cerchiamo di farvi, speriamo che questo Covid faccia il suo percorso e che ci permetta di ritornare e abbracciarci, ad avere una socialità che ci manca da 2 anni. Mi raccomando, portate bene il fisioterapista che sta per arrivare. Grazie Vito Crea dell'Adda, grazie a voi amici, a domani per un'altra 60 News, buonasera a tutti.
1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severino Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severino Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da Rita Severino Abbigliamento sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Affrettatevi! Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.